Il vento sferza l'isola, ancora una giornata di forte maestrale per l'intera isola. Per fortuna non si sono verificati danni alle persone. Riapre il bastione, la storica passeggiata coperta del bastione di San Remi a Cagliari riapre per far spazio all'artigianato e all'agroalimentare. Primo Levi a teatro, il teatro di periferia a Zè porta in scena questa sera Primo Levi e il razzismo di oggi. Curare il Parkinson, Telecosta Smeralta visita il centro di recupero per i malati di Parkinson tra terapie e nuove tecnologie. Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione da Telecosta Smeralda. Iniziamo subito con una sintesi di ciò che si è verificato dal punto di vista meteorologico tra ieri e oggi. Un forte vento con raffiche fino a 130 km orari. Da ieri un forte vento con raffiche fino a 130 km orari sta sferzando l'isola, soprattutto il versante nord-ovest, mobilitati vigili del fuoco e protezione civile. Ma per fortuna fino ad ora non si sono verificati eventi particolarmente gravi. Alberi sradicati, crollo di tetti e tettoie, e difficoltà nei trasporti e per chi lavora all'aperto. La protezione civile ha diramato il bollettino di allerta meteo, valevole anche per tutta la giornata di oggi, con probabili mareggiate lungo le coste settentrionali e occidentali. Resta comunque alta la tensione e il monitoraggio sulla popolazione. Ad esempio, ieri a Barisardo, sulla costa centro-orientale sarda, si sono vissuti momenti di paura tra gli abitanti di una zona rurale in località Piralei, per i quali non è stata tuttavia disposta l'evacuazione. Nella notte si è sviluppato un incendio che ha interessato una superficie di 10 ettari. I pompieri, visto il forte vento che ha alimentato le fiamme, sono riusciti ad avere la meglio sul fuoco solo all'alba. Per tutta la notte la prefettura di Nuoro ha monitorato l'evoluzione degli eventi tramite il raccordo con gli enti che compongono il centro di coordinamento dei soccorsi a Cagliari in provincia. Sono già una quarantina gli interventi effettuati tra ieri notte e questa mattina. Fortunatamente non si sono verificati particolari problemi. I vigili del fuoco sono intervenuti in città per rami, alberi, pali dell'illuminazione, decine le chiamate anche alla polizia. Intanto il comune ha fatto sapere di aver chiuso temporaneamente i parchi cittadini e i cimiteri di San Michele, Pirri e Bonaria. E adesso parliamo della transumanza. L'allevamento pendolare è una storica consuetudine della Sardegna che adesso diventa patrimonio culturale dell'UNESCO. L'importante riconoscimento arriva dal Comitato Intergovernativo riunito in Colombia. La transumanza è patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. L'antica pratica di migrazione stagionale del bestiame con lo svernamento è stata iscritta nella lista rappresentativa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che a Bogotà, in Colombia, con il parere favorevole espresso dai 24 paesi, ha dato il via libera durante la riunione del Comitato Intergovernativo. Un riconoscimento importantissimo per il mondo delle campagne che per secoli ha poggiato la sua tradizione agropastorale proprio su quel cammino che, almeno fino agli anni 50, ha caratterizzato la anche in Sardegna, oltre che nel Molise, Abruzzo, Puglia, Lazio, Campania e ancora in Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto e fino ai confini nell'Alto Adige e Austria. Da oggi inoltre l'Italia acquisisce il primato di iscrizioni in ambito rurale e agroalimentare, superando Turchia e Belgio, per un riconoscimento che valorizza il nostro patrimonio culturale, sociale, ambientale e identitario. Per millenni i nostri pastori tra settembre e novembre hanno fatto scendere dalle montagne dagli inverni rigidi giù fino a valle gregge e mandri a intervalli regolari per godere di pascoli con clima più mite nella pianura e nelle coste. Partivano e per qualche mese si lasciavano alle spalle la loro casa, il loro paese, portando con sé appena il necessario per affrontare il viaggio. Dormivano alla diaccio e mangiavano con quel poco che riuscivano a far entrare nella bisaccia. In genere sceglievano sempre la stessa zona di pascolo e ci tornavano per anni, spingendosi più di frequente verso il Campidano e il Sulcis Iglesiente, secondo direttrici a sud che risalgono addirittura al basso Medioevo, su vie e percorsi tracciati dagli avi. Il fenomeno è scomparso nel dopoguerra, ma ancora oggi la Sardegna conta circa 12.000 pastori che danno lavoro a 25.000 persone. Un comparto che vanta l'indicazione geografica protetta per l'agnello e tre denominazioni di origine protetta, tra cui il pecorino romano, prodotto per oltre il 90% nell'isola e più importante pecorino dell'Unione Europea in termini di produzione e valore generato, e il fiore sardo, uno dei formaggi più antichi d'Europa. Non solo, la Sardegna è anche la prima regione del Mediterraneo in cui si pratica l'allevamento degli animali al pascolo, il 70% della superficie isolana, e le pecore si nutrono per l'80% dalle essenze foraggere spontanee o coltivate, rendendo così inscindibile il legame dell'elevata qualità dei prodotti caseari e delle carni dalle forme paesaggistiche in cui sono ottenuti.
E adesso invece parliamo purtroppo a fronte di questa antica tradizione, di questo importante patrimonio culturale riconosciuto dall'UNESCO, la Sardegna di oggi, quella delle culle vuote. Nel 2018 sono state registrate, pensate, 9.438 nascite, 704 in meno del 2017. Siamo al meno 6,9%. Rispetto al 2012, quasi un quarto delle culle sarde sono vuote, meno 24,2%. La flessione attestata da un recente report del CNA Sardegna è molto preoccupante se si considera che nello stesso periodo la contrazione ha toccato il meno 17,7% in Italia ed il meno 14,5% nel Mezzogiorno. Insomma, la Sardegna fa sempre meno figli e spetta sicuramente alle istituzioni politiche e sociali indagarne il perché. Arriviamo al Natale, riapre la passeggiata coperta del bastione di Saint-Rémy, un gioiello nel cuore di Cagliari che solo eccezionalmente per questa manifestazione è stata aperta. L'amministrazione comunale sta cercando di capire come poterla ridare alla città e al suo pubblico, se farla gestire da una società esterna oppure se invece gestirla direttamente con il proprio personale. Insomma, però siamo andati a vedere oggi la conferenza stampa di presentazione dell'apertura dei mercatini di Natale che si chiama Tipicità. Apre Natale la passeggiata coperta del bastione di Saint-Rémy, un piccolo gioiello nel cuore della Cagliari più trendy, ancora in attesa di trovare una giusta destinazione. Per Natale gli amministratori comunali hanno deciso di fare un'eccezione e di aprirla alla Sardegna più virtuosa, quella dei prodotti agroalimentari d'eccellenza e agli artigiani e artisti che stanno portando la nostra isola nel mondo. Ad organizzarla l'associazione Imparis insieme a Confartigianato e Confederazione Nazionale Artigiani. Che cosa troveremo nella passeggiata coperta del bastione di Saint-Rémy, straordinariamente aperta per questo evento, Tipicità? Dal 19 al 23 dicembre si potrà passeggiare tra le maestose colonne della ritrovata passeggiata coperta del bastione Saint-Rémy che ospiterà oltre 50 aziende che arrivano da tutta la Sardegna dell'agroalimentare e dell'artigianato di eccellenza. Si passerà dalle eccellenze quali il tartufo di Laconi alla pompia di Siniscola, insomma qualità e nicchia. Per poi attraversare l'arte del manufatto tra il ramai, il ramaio, l'unico ramaio ancora in Sardegna, i ceramisti, il ferro, il legno, insomma sono rappresentate e ospiteremo tutte le diverse tipologie. Il capoluogo si prepara al prossimo Natale, insomma siamo addirittura d'arrivo, oltre a tanti mercatini e alle luminarie, che cosa propone? Sì, abbiamo voluto dare un senso a questo Natale, tanta gente ci ringrazia per aver fatto respirare finalmente dopo tanto tempo, ripeto quello che dice la gente, l'aria di Natale. Abbiamo fatto uno sforzo veramente molto impegnativo per poter dare le luminarie a chiunque ce l'avesse richiesto, chiaramente in tempo utile, alle associazioni di categoria, ai singoli commercianti, e abbiamo fatto veramente uno sforzo anche di tipo economico. Abbiamo posizionato 3 alberi di Natale, un albero di Natale di 10 metri in piazza Garibaldi, un altro stilizzato in piazza Costituzione e un albero anche solidale proprio davanti al palazzo Bacaredda, dove chiunque può portare dei doni per i più bisognosi. Per quanto riguarda le classi meno abbienti, avete previsto il pranzo di Natale? Sì, si sta organizzando con tante associazioni di volontariato in questo tipo di iniziative, ma soprattutto, come ho detto prima, l'albero solidale. Spero che tanti cittadini partecipino e possiamo dare un Natale di più luce anche all'interno delle loro famiglie. E a proposito di famiglie, ci sono anche quelle insomma, che percepiscono un reddito senza averne diritto, li hanno scoperte le guardie di finanza di Alghero e Sassari. Su 16 persone controllate, 9 non avevano diritto a percepire il reddito di cittadinanza, ma svolgevano lavori in nero, una cameriera, un pizzaiolo, un lavoratore dell'edilizia, insomma.
adesso dovranno rispondere alla giustizia per aver falsificato le loro documentazioni. Ci fermiamo un attimo per una brevissima pausa pubblicitaria. Bentornati in studio. Ieri a Cagliari si è parlato della Sardegna più recondita, misteriosa, all'interno di un convegno che si è tenuto alla MEM, presente il giornalista Sergio Frau. Sono in molti a pensare che non tutto della Sardegna sia stato studiato fino in fondo, fino a dare una spiegazione convincente ad un passato che a tratti appare glorioso e a tratti sepolto da una coltre di mistero. Ieri a Cagliari, alla Mediateca del Mediterraneo, si è tenuta la serata culturale "I nuraghi sepolti, una Pompei del mare", dedicata alle bellezze identitarie della Sardegna, in scena immagini inedite e storie uniche sull'isola dei nuraghi, ma anche dei miti del passato, con in sala il giornalista di Repubblica Sergio Frau, lo scrittore Marcello Polastri, il regista Alessandro Paglietti, ha introdotto i lavori l'assessore alla cultura del Comune di Cagliari Paola Piroddi. È stato fantastico perché eravamo tanti, tutti innamorati della Sardegna, tutti desiderosi di scoprire le parti più belle che ancora sono nascoste della Sardegna. C'è Marcello Polastri che si sta dando da fare da anni per far capire i sotterranei, la Sardegna sotterranea. Io con Ettore Tronci stiamo rivelando una Pompei del mare, di nuraghi completamente sepolti, vivi dal mare. È un Egitto ancora da scoprire, la Sardegna, e quindi che potrà dare lavoro alle nuove generazioni per decenni e per sempre. Domenica mattina apriremo i siti, tre siti della Cagliari sotterranea. Il primo sito, forse il più importante del trittico, è la cavità del Sustidio, che sarà aperta dalle 9. La cavità del Sustidio appunto si trova in Viale San Vincenzo. Mi raccomando, le persone dovranno venire con abiti comodi e con scarpe adatte per il luogo che andremo a visitare. Poi visiteremo la Galleria dello Sperone, sito in via Università, sempre dalle 9, troverete i nostri volontari lì che vi aspetteranno. Il terzo, ma non meno importante, è il Pozzo di San Pancrazio, in piazza Indipendenza, sempre alle ore 9. E anche lì abbigliamento comodo e scarpe con buona suola per evitare lo scivolamento che potrebbe accadere all'interno. Vi aspettiamo domenica a partire dalle ore 9 alla cavità di Sustidio in Viale San Vincenzo, al Pozzo di San Pancrazio in piazza Indipendenza e alla Galleria dello Sperone in via Università. Quindi l'invito è per domani, 15 dicembre, a visitare, come avete sentito, queste cavità misteriose di Cagliari. Andiamo avanti con gli aspetti culturali. Davvero Cagliari è una città ricca di avvenimenti di diverso genere. Stasera, ad esempio, andrà in scena uno spettacolo nel teatro di periferia, quello di Smirrionis di via Sant'Eusebio, lo ZE, per uno spettacolo dedicato al razzismo a Primo Levi. Lo ha scritto, il suo interprete è Stefano Ledda, infaticabile attore e regista che si fa portavoce sempre più spesso delle istanze sociali. Sentiamolo in questa intervista. Debutta stasera allo spettacolo Il Sistema Periodico, qui al Teatro ZE. Vedete dietro di me le scenografie. Lo spettacolo non è basato soltanto sul libro, che peraltro è bellissimo, su alcuni di questi racconti sicuramente, ma anche su molta parte delle sue interviste, quelle nelle quali Levi dice in maniera molto precisa quanto sia importante tener conto che, siccome è accaduto, può accadere ancora. Questo spettacolo nasce con questa volontà, quella di poter raccontare il pensiero di un uomo che, oltre ad aver attraversato tutte quelle devastazioni, ha avuto la forza di raccogliersi e di cominciare a dire quanto fosse importante tenere viva la memoria di quello che era accaduto e spiegare i motivi per i quali potrebbe ancora riaccadere. E questo succede in scena. Insieme alle parole di Levi e al mio lavoro ci sono le sonorizzazioni e le musiche del sassofono di Yuri De Idda, e
con il quale insieme cerchiamo di restituire alcune delle atmosfere, sia quelle più scure del Levi che parla dentro Se questo è un uomo, ma anche quelle più leggere dove lui magari racconta dentro lo zinco, cioè il racconto zinco della sua infatuazione per Rita. È uno spaccato di Primo Levi, è uno spaccato di quanto la sua figura sia stata importante, sia importante in questo tempo. È un invito a conoscere meglio quanto Levi ha scritto, conoscere meglio quanto è accaduto, ed è una cosa non trascurabile, perché in questo tempo una parte di quella memoria comincia a essere non soltanto non più raccontata o tenuta presente, ma addirittura negata. È soprattutto un invito a rendersi conto che ci sono pagine fondamentali della nostra letteratura che dovrebbero comunque e sempre essere una nostra lettura. Io vi rinnovo l'invito per questa sera alle 21 qui al Teatro Zè per incontrare insieme Primo Levi. Buona serata. Parliamo anche di un altro eroe dei nostri tempi, se così si può dire, Gigi Riva, un'icona per tutti coloro che hanno amato il calcio, ma anche la sua figura. A partire dal prossimo 18 dicembre sarà il presidente onorario del Cagliari. Lo ha annunciato lo stesso presidente Giulini, Tommaso Giulini, a Milano durante l'anteprima dello speciale Sky Buffa racconta Gigi Riva, che andrà in onda proprio in questi giorni su Sky. Commosso il figlio di Riva, Nicola, nel 2020 il Club Sardo festeggerà il centenario e i 50 anni dello storico scudetto. Cambiamo argomento, il nostro speciale sulla salute. Oggi ci occupiamo di Parkinson, una malattia purtroppo che non ha ancora trovato una forma di terapia che la porti alla guarigione, ma che può essere in qualche modo curato, attenuato. I pazienti possono trovare giovamento soprattutto in un reparto, quello del Brozzo. Noi abbiamo intervistato i protagonisti di queste terapie, i medici e tutte le persone, i fisioterapisti che si occupano di Parkinson e che stanno studiando anche le possibili cause di questa malattia attraverso il racconto dei pazienti. Insomma, sentite le interviste nel nostro speciale dedicato alla salute. In questa struttura prendiamo carico di circa 1500 pazienti con malattia di Parkinson, che cerchiamo di accompagnare dal momento della diagnosi fino alle fasi più avanzate della malattia. E proprio il fatto che esista una progressione nell'importanza dei sintomi, della comparsa dei sintomi lungo il decorso della malattia, giustifica il fatto che un centro Parkinson sia all'interno di un'azienda ospedaliera. I pazienti ricevono una diagnosi, che è importante che sia il più possibile precoce, per poter poi mettere in atto una serie di terapie che inizialmente possono essere delle terapie farmacologiche con delle pastiglie, che in genere permettono di ottenere un buon controllo dei sintomi in una certa percentuale di pazienti. Però quella di Parkinson è un'etichetta che si mette sopra forme di malattie che possono essere molto diverse tra di loro. Esistono le forme benigne, ma esistono anche le forme più aggressive, dove la progressione dei sintomi è più rapida e soprattutto l'effetto della terapia farmacologica convenzionale può diventare meno efficace col tempo. Proprio in questo momento, per questo tipo di pazienti, è importante mettere in campo tutta una serie di ulteriori terapie avanzate, talora presuppongono degli interventi chirurgici, una certa invasività, che possono a questo punto permettere a questi pazienti di riprendere una buona qualità di vita. Il trattamento riabilitativo che deve essere instaurato dalle prime fasi della malattia è un trattamento riabilitativo personalizzato che tiene conto di quelle che sono le problematiche del paziente, le sue aspettative, in modo tale da cercare di trovare dei compensi al
disturbi sia motori, in quanto la malattia porta nelle fasi avanzate a una instabilità posturale che può provocare delle cadute con delle conseguenze importanti. Il trattamento riabilitativo si adegua a tutte le fasi della malattia nella sua evoluzione, sia dalle prime fasi in cui i disturbi motori sono limitati alle fasi più avanzate dove oltre ai disturbi motori possono insorgere altri disturbi non motori sui quali bisogna ugualmente trovare delle compensazioni. Ecco perché l'approccio sistemico e interdisciplinare vede coinvolti diversi specialisti, quindi oltre al neurologo, il fisiatra, il gastroenterologo, il neurochirurgo, le figure professionali specifiche per la riabilitazione rappresentate dal fisioterapista, il logopedista, il terapista occupazionale, l'infermiere professionale e il neuropsicologo per quello che sono le problematiche neurocognitive. Accompagnare i pazienti nel decorso di una malattia invalidante ma comunque trattabile e quindi anche accompagnarli con la nostra presenza costante e far capire loro che c'è comunque la possibilità per molti anni di andare a stare meglio con le terapie, inizialmente con le terapie orali, ma anche nel momento in cui la malattia potesse, perché non succede in tutti i pazienti, diventare più aggressiva, c'è la possibilità di terapie avanzate che permettono la gestione dei sintomi anche quando le terapie orali funzionano meno. Spesso funzionano meno perché nella malattia di Parkinson si ha anche un problema di assorbimento intestinale dei farmaci. In questo reparto è possibile, proprio per il fatto che siamo all'interno di una struttura ospedaliera, gestire anche delle terapie avanzate, come per esempio quelle terapie che con un device vanno a somministrare il farmaco direttamente a livello duodenale, quindi permettendo di bypassare il problema dell'assorbimento gastrico. Invece per altri pazienti può essere indicata la terapia chirurgica, che sempre in questo ospedale siamo in grado di fare, con appunto degli stimolatori cerebrali che sostanzialmente vanno a stimolare quelle aree che sono stimolate anche dalla terapia. Sì, ha detto molto bene, la malattia di Parkinson rispetto a tante altre malattie degenerative ha il vantaggio di avere delle terapie sintomatiche, cioè che ci aiutano a far star meglio il paziente. Però il vero obiettivo per noi, in particolare appunto per gli ammalati, sarebbe quello di trovare la cura definitiva, cioè individuare la causa e andare ad agire su questa prima che i sintomi diventino invalidanti. In questo senso, senza alimentare false speranze, però la ricerca è molto attiva. È molto attiva in particolare nell'aver identificato che la malattia di Parkinson inizia in realtà non già a livello del cervello, ma inizia molti anni prima che i sintomi neurologici si manifestino, a livello di distretti extracerebrali, in particolare il sistema enterico e il sistema olfattivo. Il fatto si è anche scoperto tutta una serie di meccanismi che possono in qualche modo far precipitare i meccanismi che poi portano alla degenerazione di queste strutture che contengono delle terminazioni nervose, da cui poi la degenerazione inizia e si propaga fino a colonizzare il sistema nervoso centrale. Anche noi, insieme ai colleghi farmacologi, microbiologi dell'Università di Cagliari, stiamo cercando di dare il nostro contributo per identificare alcuni di questi meccanismi e dall'insieme di tutti questi studi, che ovviamente coinvolgono i maggiori centri di ricerca a livello mondiale, ci auguriamo che a breve ci possano essere delle importanti novità proprio sulla patogenesi e quindi sulla nostra capacità di bloccare la malattia in una fase molto precoce. È davvero tutto per il momento, io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni.